Bello a tutti ragazzi, sono Sopo Gamer e oggi siamo finalmente arrivati su God of War. Questa immagine già dice tutto, io sono super eccitato per iniziare questa nuova avventura insieme a voi, spero che vi piacerà. Cos'altro dire? Io ho già tutto che mi tremo, le mani sudatissime per questo gioco, direi che possiamo soltanto iniziare la partita. Allora, scegli difficoltà, direi equilibrata. Tutta la vita. E iniziamo. Una cazzin prepotente. Ah, ci fanno iniziare subito. Premi R1 per usare l'ascia Leviatano. Wow, comunque. È qualcosa di fantastico, la grafica soprattutto. Bellissimo. Cavolo. Sentite le musiche quanto sono belle. L'ho trovato. Sali in barca ora. Ragazzi, mi sono venuti i brividi quando ha aperto bocca Kratos. Veramente tanta roba. L'ambientazione è stupenda. Mi piace un casino. Vuoi che lo leghi alla barca? Come fai a legarlo tu alla barca, scusa, eh? Basta così. Ah, così lo lega. Abbiamo fatto tutto noi, però va bene così. E ragazzi, l'ambientazione, come vi ho appena detto, padre, cavoli, è fantastica. qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Io cercherò di non parlare o di parlare il meno possibile sopra di loro. Occhio cane. E cercherò di farvi godere insieme a me questi momenti che sono qualcosa di stupendo da quando l'hanno annunciato che io non vedevo l'ora uscisse sto gioco. Abbiamo preso un po' di legna, giusto un pochino. Comunque mi fa stranissimo vedere Kratos da questa prospettiva. Se devo essere sincero, non sono proprio abituato. Ed è qualcosa di strano. Molto, molto strano. E non vedo l'ora di vedere come sarà sviluppato il gameplay, anche perché
Oh, e lì c'è altra legna. Perché sarà diversissimo da quello a cui siamo sempre stati abituati. E la curiosità è a mille. È veramente a mille. Questo è l'ultimo. Porco cane, però, Ecco, là la iniziamo vedo mia madre. benissimo. Iniziamo veramente benissimo. Ecco, là io vedo mio padre. Ora chiamano me. Sta piangendo, povero. È la madre. Come si era capito? È pronta. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Ma adesso tu sai cacciare. Me l'ha insegnato. Vediamo. Ora. Ora. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi? Giusto. Ok. Di qua. Ragazzi, ho i brividi dappertutto. Veramente qualcosa di Padre, strabello. qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Così poi partiamo.
Dipende da te. Caccia. Cosa hai trovato? Impronte. Non di cervo, però. Cerco ancora. Oh, qualcosa. Cos'è? Ah, argento. Bene. Abbiamo trovato dell'argento così a terra, ci sta. E quanta roba che c'è da esplorare. Beh, io direi che per ora possiamo fare questa missione giusto per vedere come primo episodio com'è questo gioco. Pronte? Sì, troppo rotonde. Forse cinghiale. Bene. E per farci un'idea di com'è tutto. Premi cerchio per oltrepassare la voragine. Ok. Con che facilità. Qua, ragazzo. Vediamo lui adesso se... No, ce l'ha fatta. Pensavo non ce la facesse, a dire il vero. Tracce fresche di cervo. Di qua. A dire il vero, pensavo proprio non ce la facesse. Vabbè, per gli ostacoli è un po' come saltare. Trovato. Che bello è. Ragazzo. Scusa. Ma quanto è bello quel cervo. Non ricorso. Sì, padre. Tanto i miei vicini urlano così a caso sulle scale. Bene. Ha rotto il ponte. Come arriviamo di là? Sposta. Ok, premi a destra per l'ascia e L2 per mirare. Ok. Ok, indifferente R1 R2. Wow. Ok, ma la mia ascia? Oh, cos'è successo? Ok, l'avevo vista questa feature, che poi si può richiamare l'ascia, però non sapevo come si facesse. Eccolo lì! Fermo! Ah, che mira, ragazzi! Ma che stai facendo? Ora è più guardingo! Devi tirare! Devi tirare quando te lo dico io di farlo. Che voce che c'ha Kratos. Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa di meglio. Trovalo. Niente. Trovalo. Più arco. Vai. Cosa ci guarda male? Hai fatto la minchiata, adesso rimedi. Ragazzino. Porco cacchio, porco cacchio. R1 attacco pesante e R2 attacco leggero, ok. No, per sbaglio ho tirato l'ascia. Beh, però possiamo... No, vabbè dai, non la tiro più. Ti meno proprio sonoramente. Bello. Mi fa stranissimo combattere così. Mi fa molto stranissimo. Ah, ok, si schiva con la X, perfetto. Però... Tra l'altro ci abbiamo già metà vita, porco cane. Abbiamo pochissima vita. Abbiamo. Ok. C'è soltanto lui, sì. Spero che sia... Sto usando solo attacchi pesanti, non so perché. Premi L1 per bloccare. Ah, ok, si può schivare e poi magari gli diamo anche un bel... Vai di attacco pesante e poi veloce. Mamma mia, che bello però. Ok. Dai, non è male. È stranissimo, veramente mi fa strano combattere in questo modo. Meno male che ci abbiamo gli indicatori, perché sennò non si capirebbe niente. Poi per la tipologia di gioco che è... Meno male che li ha messi da dove arrivano i colpi. Dove stanno per arrivare. Non si erano mai avvicinati così. Sono finiti? Ok. C'è sta cosa. Perfetto. Ci ha ripristinato la vita. Ma se io andassi di qua, non mi farà andare. Ma no, sì. Però ragazzi, io direi di fare la nostra missione. Anche se qua ho visto un qualcosa di legno. Secondo me si può spaccare. Sì. Che bello.
Ok. Possiamo entrare. E non so cosa sia. Sono basito. Uno scrigno. No, questo forziere è bloccato per magia runica. Trova tre sigilli e risolvi. Scusi, tre sigilli li ho trovati. Ma devo romperli in qualche modo? Aspettate, eh. Ah, ok. Ci sono. Ci sono. Ci sono. E il terzo? Dove sta? Là. E possiamo entrare, stai lì sull'uscio però. Cosa fai? Sei in prestito? Figa sta roba, adesso possiamo aprirlo. Fighissimo. E cos'è che troviamo dentro? Un sacchettino. Cos'è? Oggetto leggendario. Hai raccolto una delle tre mele di Lun? Necessarie per aumentare la vita massima, come negli altri giochi. Tanta roba. Le mele di Lun sono il cibo preferito degli dei. Trova 9 mele in forzieri sigillati dalla magia sparsi per il mondo. Raccogliene 3 per aumentare la vita massima. Ok. Strafigo, ragazzi. Veramente strafigo. Ci hanno messo qualcosa come nei giochi vecchi, immaginavo. Infatti appena ho visto che c'era quella cosa lì, ho aperto e c'era il forziere, tanta roba. Non immaginavo fosse subito qualcosa per aumentare la vita, però meglio così. Intanto io sono di qua perché ho visto Lassù. lui che... Eccolo il cervo. Infame. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Ok, io seguo Niente lui, scuse. ragazzi. Facciamo questa prima missione per capire anche un po'. Una porta immensa. Fammi vedere come la apri. Altro che Dark Souls, cioè, guardate quanto è figo quando apre le cose. Dark Souls si spingono solitamente, basta. Guardate lui quanto. Posso Tutto usare rispetto per Dark l'arco? Souls, sapete quanto mi Riesci piace. a colpirlo da qui? Non credo che tu riesca. Non credo per Meglio niente di che ciò. tu riesca a colpirlo da qui. Bravo. Bravissimo. Non so perché mi viene da saltare con X ogni volta. Tu non hai mai voluto portarlo. Perché ora? Era suo Mettiamo via desiderio. l'arma. Ed era il momento. Ok. Scusate se mi fermo a guardare l'ambientazione, ma mi piacciono un casino. Mi piacciono veramente tanto e poi nel senso guardo anche se ci sono tipo oggetti nascosti, qualcosa del genere. Guarda, Come prima. Draken! Prima era proprio palese, volevano farcelo vedere. Vediamo se riesco a farla doppia. Ok. Vabbè, adesso andiamo a mazzularli. Andiamo a mazzularli pesantissimamente anche. Ok, quando le cose sono rosse vuol dire che stanno per attaccare e noi dobbiamo schivare. Bellissimo come ho schivato bene. Figa, 3 in 1. Oh, gli attacchi veloci sono fotonici comunque. Tu vuoi morire? Vediamo quello. Volevo vedere quello pesante. Ok, no, schiva, bravo Kratos. No. No, porco cacchio, porco. Ah, lì c'era una cosa per la vita. Ma mi sto distraendo troppo comunque. Ah, sono un po' storditi anche, figo. Ma non ci sono più le esecuzioni? Le esecuzioni erano fighe. Orco cacchio, orco. Oh, eri l'ultimo? No, per niente. Vediamo se a pugnazzi posso andarci. Sì, che posso andarci a pugnazzi. Ridammi l'ascia. Tra l'altro lì avevo visto qualcosa che sbruccicava di verde. Questo qua è la vita. Atreus, seguimi. Ah, ma c'è qualcosa qua. No, ma io non voglio andare. Era l'uscita questa. E da dove siamo entrati? Niente, pensavo fosse... No, non era da dove siamo entrati. Noi siamo arrivati di qua. E cos'è qua? Scusate, eh. Noi non siamo arrivati di qua, sembrava. Mi sembrava strano.
cos'è sto posto? Porco cacchio. No, 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 no. Io li odio gli animali in tutti i giochi. Però vabbè, facciamoli fuori. Anche se un po' pelino mi dispiace. Ok. Porco cacchio. Quanti sono? Ah, c'è solo lui. No, c'era un altro. Ah, ma non era un lupo. Vaffan bagno. Vaffan bagno, vaffa. Tu invece muori male, dai. Questo qua è più forte degli altri. Però lo facciamo volare in aria anche lui. Farà la fine dei suoi fratelli. Sono finiti? Aspettavo che sbucasse un troll dal porto. Tu non sei pronto per i troll. Nemmeno io, sinceramente. Un altro scrigno. Cosa troviamo? Argento. Niente di interessante, quindi. Beh, vediamo queste cose che sbrilluccicano cosa sono. Altro argento. Ah, e questo è quello della vita, ma eravamo full vita, quindi niente. Di qua non possiamo andare noi, no. Non possiamo. Oh, c'è qualcosa di qua. Cosa sarà? Ma ce l'ha droppato un mostro, non ho visto. Bella scoperta. No, era qualcosa che c'era qua, perché è un oggetto smarrito, quindi. E direi che possiamo tornare indietro. Direi assolutissimamente che possiamo tornare indietro. Prima, meno male che l'ho vista sta porta, io pensavo fosse l'entrata, invece noi siamo arrivati da là in fondo. Direi giga strafigo. E qua? Qua è palese che dobbiamo tirare. Un altro scrigno, un altro scrigno. Ok. Direi perfetto. No, perfetto niente. Ma si aprono tutte e due insieme, quindi. Tu non puoi passare di qua e mi dai una mano? No, troppo complicata per te, vero? Cosa si può... No. Cosa si può fare? Se spaccassi questa... Ok. No. Non la spacca. Qua. Nemmeno. L'ingranaggio, se oscuro, questo qua fa parte. Non lo so. Ah, qua posso spaccarlo. È che cambia l'indicatore. Figo. Non ci sarei mai arrivato se non mi avessero cambiato. Se non mi avessero cambiato l'indicatore. Cos'è? Argento, ancora. Ma porco cane, solo argento trovo, non serve a niente. Vabbè. Allora. E se spaccassi gli ingranaggi mentre è su, dovrebbero bloccarsi. Giusto? No, e dobbiamo richiamare l'ascia che era ancora lì. No. Oh, lì è tutto illuminato. Lì è tutto illuminato. Lo hai congelato. Oh. E si erano collegati, ragazzi, queste due porte. Che figata che congelo le cose. Tanta roba. Ditemi che qua trovo un'altra mela. No, non credo ce la facciano trovare così. Cosa? Lui non può più usarlo. Noi sì. Kratos ha ragione. Non mi è trovato solo l'argento. Ah, mi sa che l'argento può essere che servirà per... Vediamo. Infatti stavo trovando troppo argento e i nemici non rilasciavano niente. Servirà per magari upgradare un po' tutto. Ma no, adesso oggi questo primo episodio vorrà essere soltanto un episodio di gameplay senza andare a spippolare tutte le cose in giro. Quindi questo ho visto che prima si alzava. Quindi direi che possiamo fare così. Oh, una cosa che sbrilluccica. Oh, uno scrigno. Uno scrigno. Vado a prendere lo scrigno. Sì, ma stai zitto. C'è uno scrigno qua. Yeah. Altro argento. Sì, ci serve l'argento. Una corda. Porco cane. Quante cose sto trovando. Non riusciremo mai a finire questa missione oggi. C'è troppa roba.
Ah, qua ci porta sopra dove eravamo prima. Quanta roba che c'è. Io sto andando a naso. La miseria di lì. No, non mi butto, sennò poi magari devo rifarmi tutto il giro. Qua uscirà qualcosa di brutto, sicuro. Cos'è che c'è qua dentro? Niente, è vuoto. Apriamo questa porta. Guarda qui. Sono scolle Non era una alfa, degli porta. antilupo che cacciano il sole e la luna. Sì. Da dove vengono? Come ci sono finiti lassù? Come finisce? Mangiano il sole e la luna e poi tutti si mettono a combattere. E quindi? Non posso romperla sta cosa. No. Immaginavo. Quindi. Ah, è un qualcosa di collezionabile. Meglio che continuiamo, ragazzi. Meglio che continuiamo, sennò qua veramente andiamo avanti all'infinito a esplorare. Finiamo questa missione, man. Perché? Qua c'è della vita. E qua non si trova nulla. Nulla di nulla. Scendiamo. C'è una gatta che miagola. Proseguiamo per la nostra strada che avevamo intrapreso prima di distrarci, come sta capitando già troppo spesso per un gameplay unico. E andiamo avanti alla caccia di questo benedettissimo cervo. Riusciremo mai a trovarlo? Sì. Padre guarda, quindi riusciremo a trovarlo, immagino. Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. Liberamente. Fissa il Ok. bersaglio e respira. Espira. Oh. L'ho preso. Bravo. Ragazzi, scusate il taglio, ma è entrata gente e quindi per forza di cose ho dovuto mettere in pausa che c'era un casino della Madonna. Il pugnale. No, finisci ciò che hai iniziato. Lezioni di vita. Non so Ma nemmeno io se sono ce la stato. farei a dire il vero. Che brutto. Che brutto, bruttissimo. Che molto brutto, bruttissimo. Io Dai, era una pacca sulla spalla. Ha fatto una cosa molto brutta. È triste se non l'ha mai fatto. Porco cane. Andreus! Mi ha fatto cagare addosso. Lo affronteremo. Non abbiamo scelta. Allora. Frecce di Atreus. Ordina ad Atreus di scoccare frecce premendo il quadrato. Tieni premute le due, poi premi il quadrato per selezionare il nemico desiderato. I nemici colpiti da una freccia verranno distratti e non attaccheranno Kratos. Ok, in alto no, in basso a destra ci sono le frecce di Atreus. Ah, è così, ci fai iniziare. Aiuto, 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 aiuto. Vediamo com'è. Ok, non è vero che non lo caga. Ah sì, oh, c'è della vita qua, c'è della vita nel caso in cui ti serva. Tanto abbiamo già finito le frecce di Atreus. Aiuto. Ok. Ma se io lo colpissi da lontano... Vediamo quanto gli tolgo.
Come un attacco leggero, credo. Riprendiamoci la... La barra della salute del campione si trova nella parte bassa dello schermo. Grazie, l'ho notato. Ma se io andassi avanti tutta la battaglia così e lo tiro giù a un poco alla volta. Ok. Ok, vai che l'ha distratto. Non è vero che l'ha distratto. Sì, l'aveva distratto. Ah, è vero. Mi sono dimenticato di richiamare l'ascia a pugni. Lo stavo prendendo, porco due. Non ha frecce. Come fa? Tiragli un sasso, qualcosa, distrailo. È un pelo grosso. Oh, ha recuperato. Porco cacchio, porco. No, 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 no. Cioè, in tre colpi mi uccide questo. In tre colpi mi uccide. Lasciala, recuperiamo dopo. Cioè, roba più importante, tipo metterci la pelle in salvo. Come ho fatto a bloccarlo? Torna qui, ragazzo. Perché non mi fa? Non mi fa usare Atreus lì? Lì stai andando dove c'era la mia vita. Ok, vediamo se veramente... No, 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 via, porco cacchio, che legnata sui denti che ho preso. Ho preso una mega legnata sui denti. No, no, io vado avanti così, ragazzi. Tanto, Atreus, lo chiamo Atreus apposta, come quello della storia infinita. È immortale, abbiamo capito. Cambierà mosse come... Oh, me l'abbiamo preso in faccia, gli abbiamo fatto male della Madonna. Ok, quella non era la faccia. Quella nemmeno. Porco cacchio. Minchia, lui se le sta prendendo tutte le botte. Ma non dice nulla. Ma io vado avanti così. Ma chi me lo fa fare di andargli vicino a sto stronzo? Via, via, via. Porco cacchio, orco cacchio. Mi ha preso. No, devo andare a curarmi. Devo andare assolutissimamente a curarmi. Via, 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 via. Ok, ci siamo fullati. Ci siamo fullatissimi. Meno male che l'ho vista quella cosa lì. Ok. E io faccio così, l'unico modo qua è pian pianino, da lontano. Lo accetto. Lo accetto tantissimo. Sì, occhio, lo vedo anch'io quel bestione. Lo vedo anch'io benissimo quel bestione. No, 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 liscio. Ok. Ma no, volevo prenderlo in testa, ma figa. Ce la facciamo a prenderlo in testa? No, perché si è spostato il merda. Orco cacchio. Orco cacchio. Orco cacchio. Io volevo... In faccia piena voglio prenderlo. Non ce la farò mai. Vabbè, dai, è quasi andato. Bene o male ce l'avevi lì la faccia. Ma porco cane, ti sei spostato all'ultimo. Oh, l'ho preso in faccia. L'ho preso in faccia all'ultimo anche lo... Bellissimo. Andiamo, 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 andiamo. Com'è che si stordi? R3. Ci sarà una sequenza di tasti da schiacciare? Direi di no. Arrivati a questo punto direi proprio di no. Che bello. Che bello. Tieniti, sta bene. Ragazzi. Credevi di farmi paura? Tu non conti niente. Ragazzi, niente. Guarda. Guardami, ora. Avanti. Guardami. L'abbiamo ucciso. Sei pronto. Cosa? Dici sul serio? Ho ucciso il cervo. Ho superato la prova. E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa.
Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. In che senso male? Non sei affatto pronto. Ok, ragazzi. Bisogna capire cosa intendono con... cioè cosa intendeva Atreus con non sto male da tanto tempo. Ma comunque, qualcosa di fantastico questo gioco. Cosa che vuole? La via di casa è di qua. Ok, adesso ci andremo, ma nel prossimo episodio. Perché ragazzi, per oggi direi proprio che basta così. Abbiamo visto tanto, abbiamo battuto un mini boss, credo. E ragazzi, se questo episodio vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Bella!